Aiceik, un luogo magico, perché da sempre si raccontano storie su questa cascina che si trovava un po' defilata rispetto al resto della borgata. Addirittura qui vicino nasce un rio, il rio Merdanzone, che sfocia poi a San Giorgio, la cui etimologia deriva da Mer Dansan. Infatti c'erano qui delle donne che danzavano, che facevano i sabba probabilmente. Successivamente una ampelologa ha avuto modo di raccontare qui la storia di donne vogliose dei Aiceik che di notte si incontravano con il diavolo sotto forma di caprone. Avevano dei mariti stanchi perché la terra qui era dura, pietrosa, e quindi non facevano sempre il loro dovere. Loro si incontravano col caprone che scavava la terra, e loro, per non far sapere quello che stava succedendo, piantavano viti. Se non che a un certo punto un marito si accorse, chiamò il prete che venne a benedire queste vigne e le viti morirono tutte. Questo per spiegare l'arrivo della peronospera che aveva portato distruzione e morte nelle vigne. Ma il piatto forte, ecco, di queste storie riguarda invece un folletto. I Blen di Aiceik li chiamavano, cioè questo folletto si materializzava nel camino e arrivava suonando la trombetta e poi conversava amabilmente con la gente del posto, dicendo che lui voleva bene a questa gente, dava anche dei consigli utili, era diventata quasi una presenza familiare. Questo però era stato preceduto da dei fatti strani. Ad esempio, un giorno le mucche si trovarono sganciate dal carro ed era scomparsa la cinciora, no? Così la chiamavano in piemontese, che legava il carro al gioco delle mucche, e questa cinciora non ci fu verso di trovarla. Un'altra volta invece un carro di fieno si rovesciò perché era scomparso l'acciarino, ma cosa più strana, questo acciarino dopo un po' piove dal cielo, e la gente qui sentiva anche delle presenze strane, come delle carezze che arrivavano da enti invisibili. Allora andarono a chiamare il Barba Preve, che si trovava a Masino, e questo ha avuto un ruolo molto importante perché è stato poi quello che ha fatto l'esorcismo e che ha cacciato questo folletto dai Aiceik. A un certo punto la gente del posto veniva apposta per sentire la trombetta e per chiacchierare con questo spirito che si definiva Carlo Magno, e lasciò addirittura anche la firma sul quaderno. Le chiesero: ma dacci un segno. La firma assomigliava proprio alla croce che era la firma di Carlo Magno. Però quando il prete le chiede: ma chi era Carlo Magno? Il primo re d'Italia. E no, allora qui ti sbagli. Quindi era un folletto un po' non proprio istruito al 100%. Era comparso la prima volta quando lo zio prete aveva dato il consiglio a questi nipoti di rivolgersi all'autorità locale, cioè all'arciprete di Allier, perché venisse a dare una benedizione alla casa. L'arciprete era venuto e come aveva cominciato a benedire, ecco che questo spirito si era manifestato nel camino della casa e aveva detto a questo prete di andarsene via. Cosa sei venuto a fare tu qui? Vattene via, sei un prete falso. E poi giù improperi, sghignazzi, cose varie contro questo sacerdote, che aveva avuto il torto di diventare arciprete di Allier giovanissimo, magari calpestando il piede di qualcun altro che si aspettava di diventare arciprete. Quindi gli spiattellò praticamente tutti i suoi peccati, al che questo arciprete, come poté, ecco, uscì di lì dicendo: io non posso fare niente, e fece la sua relazione al vescovo di Ivrea, Monsignor Filippello, e qui non portò più piede.
Invece con questo zio prete di Masino si instaurò con lo spirito un rapporto piacevole, cordiale. Infatti quando venne lo accolse bene dicendo «Que che venia farti, bene sì, venia anche ti». No, parlava il dialetto di Macugnano questo folletto. E con questo prete si crea un buon rapporto. Infatti ogni tanto arrivava con la sua gilera da Masino e lo spirito si materializzava. Ma siccome poi la voce si sparse e arrivavano tanta gente a sentire lo spirito, arrivarono anche i carabinieri, perché eravamo in epoca fascista. Il carabiniere venne, il maresciallo, e controllò tutto, non trovò niente di particolare, però siccome queste voci continuavano a circolare ovunque, arrivarono anche alla questura di Aosta, perché allora questa zona era sotto Aosta, da Aosta mandarono addirittura la scientifica. Arrivarono delle camionette, tre o quattro camionette, con i militi in tuta, con tutti gli strumenti. C'era già stato Guglielmo Marconi, c'era già la radio, quindi cercavano delle spie, delle radioline, e smontarono la casa, fecero uscire i proprietari, smontarono il camino e non trovarono niente. Alla fine dissero: qui non c'è proprio niente, e conclusero la serata con una buona mangiata e una buona bevuta, e poi se ne andarono dicendo che avevano trovato solo un camino di campagna. Il bello viene poi quando il prete fa l'esorcismo, cioè dopo un po' di tempo insomma cominciano tutti ad essere stufi di questa storia, perché se ne parla troppo, e anche se era uno spirito simpatico e il padrone di casa si era quasi assuefatto, tant'è che quando si è assuefatto ai morti dice: sono arrivati i vivi a ribaltarmi la casa, questi della scientifica. E comunque a un certo punto dicono basta. Allora il prete di Masino arriva con un boccetto d'acqua benedetta in tasca per fare l'esorcismo, e lo spirito si mette a urlare, a sbraitare, dice: ah, cosa vieni a fare tu? Toccati in tasca. Lui si mette le mani in tasca e la boccetta dell'acqua era rotta e aveva acqua che colava fino per terra, quindi non poteva fare nulla. Questo prete di Masino era una persona concreta, robusta, anche un po' dissenziente. Addirittura in quell'epoca i preti non potevano andare in bicicletta, e lui aveva sfidato il vescovo andando in bicicletta da suo padre che era morto, quindi fu scusato per quello, ma venivano sospesi a divinis se andavano in bicicletta. Pensate un po' cosa succedeva una volta. Ebbene, andò dal vescovo prima, da Monsignor Filippello, e il quale lo istruì su come doveva comportarsi. Lui veramente chiese di mandare un esorcista, ma Monsignor Filippello mandò proprio lui e lo istruì, gli diede tutte le istruzioni del caso e lo benedisse. Prima di venire giù si confessò, quindi si trovava nelle condizioni migliori per poter fare questo servizio, e venne a leggere tutte queste formule che il vescovo le aveva fornito, e questo spirito diede di matto, batteva contro i muri, contro il camino, urlava, schiamazzi vari, finché a un certo punto, verso la fine dell'esorcismo, lanciò un colpo fortissimo che fece tremare la casa e sparì. Da quel momento non si manifestò più. Veramente, mentre cenavano, sentirono ancora tre colpi forti contro le pareti della casa, e poi più nulla. Tornò la pace in questa zona, e del folletto dei Ceik più nessuno ne volle parlare. Ecco, tant'è che se ne parla poco e tanta gente di Alie non conosce la storia.